Sono 15.756 nuovi casi di coronavirus registrati in Italia su 695.136 tamponi eseguiti. Il tasso di positività si attesta al 2,3%, in calo rispetto al 3,2% di lunedì. Nelle ultime 24 ore i decessi sono stati 99, aumentano di 33 unità le terapie intensive, mentre sono 199 in più i ricoveri negli altri reparti Covid. I guariti odierni sono 10.584, sempre molte prime dosi, spinte anche dalla necessità per i Super Green Pass. Ieri sono state oltre 42.000 in più rispetto a quante fatte domenica. Con 142.469 tamponi eseguiti è di 2.783 il numero di nuovi positivi a coronavirus registrato in Lombardia, una percentuale in diminuzione all'1,9%, ieri era il 2,2%, sono 134 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 9 più di ieri, mentre superano quota 1.000 ricoverati negli altri reparti, 1.041 per esattezza, più 55, sono 9 i decessi, portano il totale dall'inizio pandemia a 34.479. A Milano sono stati segnalati 969 nuovi contagi, di cui 353 in città, a Pavia 118. E mentre questi dati giornalieri del contagio fanno segnare un nuovo aumento dei ricoverati, la Regione Lombardia aumenta i posti letto per il ricovero in area medica. Nell'ambito della riorganizzazione ospedaliera per affrontare la crescita dei contagi, ha spiegato l'assessore al welfare Letizia Moratti, la Regione ha aumentato di circa 1.300 il numero di posti letto a disposizione per il ricovero dei pazienti Covid in area medica, portandoli a 7.945, un tentativo anche di scongiurare il passaggio in zona gialla. In generale l'epidemia nel nostro paese è in espansione, con RT a 1,2 e un'incidenza in aumento a 173 casi ogni 100.000 persone tra il 29 novembre e il 6 dicembre e una forte corrispondenza tra la diffusione e la popolazione non vaccinata. Lo ha spiegato il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro in audizione in Commissione Affari Costituzionali del Senato sugli obblighi vaccinali e rafforzamento certificazioni verdi Covid-19. Siamo in una situazione molto grave con alti livelli di trasmissibilità del Covid. Il prossimo periodo festivo, in cui i contatti tra gruppi di persone aumentano, può peggiorare le cose. Così la direttrice dell'Agenzia Europea per la Prevenzione e Controllo delle Malattie, Andrea Hammond, in una sessione pubblica del Consiglio della Salute dell'Unione Europea. La variante Omicron del nuovo coronavirus potrebbe essere più contagiosa ma meno grave. Serviranno però alcune settimane per un pronunciamento definitivo. I ricercatori del Medical Research Council del Sudafrica hanno pubblicato una prima parziale sintesi rilevando l'assenza di un aumento significativo dei decessi ospedalieri in relazione al drammatico aumento del tasso di casi per la provincia di Gauteng nel suo insieme. La manovra espansiva c'è ripresa, è vero, ma per chi? È la domanda che si è posto il segretario della CGIL, Maurizio Landini, spiegando con Pier Paolo Bombardieri le ragioni dello sciopero generale del 16 dicembre contro una manovra considerata insoddisfacente. Si smarca invece la CISL, mentre il governo tratta per far rientrare l'agitazione. Il premier Draghi si dice stupito del comportamento di CGIL e UIL. Lo studente egiziano Patrick Zaki sarà scarcerato anche se non è stato assolto dalle accuse. Lo hanno riferito alcuni avvocati al termine dell'udienza Mansura. Non si sa di preciso quando Zaki sarà rilasciato. Secondo fonti informate, comunque, le formalità richiedono un po' di tempo. È dunque escluso che la scarcerazione avvenga nella giornata di martedì. Il giovane studente dell'Università di Bologna è accusato di diffusione di notizie false. Si torna alla normalità anche se con le modalità anti-Covid alla prima della Scala di Milano, salutata anche dalla presenza del capo dello Stato Mattarella, acclamato con lunghi applausi e grida di bis per un secondo mandato, successo anche per l'opera portata in scena, il Magde di Verdi, 13 minuti d'applausi, ma più di una perplessità sulla regia di David Livermore. Un 12enne è stato ferito in via Ferrini a Pavia, è stato travolto da un'auto mentre attraversava sulle strisce pedonali. Subito soccorso è stato portato in codice rosso al Policlinico San Matteo. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di martedì attorno alle 17.30. Altro incidente, ha investito un pedone e poi è fuggito. In mattinata è stato rintracciato al mercato di Vercelli. Si tratta di un venditore ambulante, ora denunciato per omissione di soccorso e lesioni personali. Si è difeso dicendo di non essersi accorto di nulla dopo che il suo camion aveva urtato lo specchietto di un altro mezzo pesante. L'incidente è accaduto martedì mattina attorno alle 7. Ad essere travolta è stato un 55enne sulla ex statale 596 a Robbio. Ora il ferito è in gravi condizioni.
Pronto meteo per mercoledì 8 dicembre, coperto per l'intera giornata, nevicate fino in pianura ovunque fin dall'alba, in esaurimento da ovest verso est a partire dal tardo pomeriggio sera, fase clou tra metà mattino e metà pomeriggio, con neve anche intensa. Accumuli finali generalmente sui 10-20 cm, temperature fra meno 2 e 2 gradi. Tutti gli aggiornamenti su prontometeo.it a cura di Marcello Poggi e Gabriele Campagnoli. Queste le notizie principali che trovate come sempre con approfondimenti sui nostri siti pavia1tv.it, itinerarinews.it, lombardialive24.it, oltre alle nostre pagine social. Editore, agenzia Creativamente. Informazione libera, verificata, gratuita, non allarmistica, da condividere senza restrizioni.